piccolo coro Maria del Ventre dell'Antoniano. È un coro veramente molto antico, è stato fondato nel 1963 ed è composto da al momento circa 60 bambini. Io lo dirigo da 23 anni e quindi ho, come dire, cresciuto i miei piccoli bambini, che adesso sono dei grandi e sono anche genitori, con uno stile vocale, uno stile di performance gioioso, e si riflette questo negli spettacoli. È questo che vorremmo dare: coinvolgimento, gioia e anche un modo per stare insieme, riflettere e sognare con la musica. Ma io ho trovato grande entusiasmo nel pubblico cinese, nelle famiglie, ma penso perché c'è una sincerità che immediatamente nasce dagli sguardi dei bambini e dal loro modo di stare verso il pubblico, che guarda con grande rispetto e curiosità. Pensiamo che le culture musicali e i suoni delle parole di ogni cultura portano cultura e suono, e quindi la musica cinese, ma molto la lingua cinese oltre che la musica, è davvero estremamente artistica, e quindi ci fa piacere non solo per ringraziare per l'invito e quindi omaggiare il paese che ci ha invitato, ma anche perché è un suono che ci affascina. I think it's a good link between Italia and China. For Italy, for us, it's a good link to know different people, different way of living, different way of thinking, and to share this vision, this possibility, is a good way to stay in the world and to build future. Mi chiamo Narumi. Mi chiamo Alessandro. Virginia. Michelle. Vittoria. Miriam. Nicolò. Emanuele. Sono venuto in Cina 4 volte e la cosa che mi piace di più della Cina sono i market. E il fake market, quando siamo andati a Pechino, è stata bella anche la muraglia cinese. È il market e il cibo. 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 È il teatro. Mi piace l'accoglienza dei nostri amici cinesi. La mia cosa preferita è l'affetto e il calore dei nostri amici cinesi. In totale sappiamo 5 canzoni cinese, 4 di quelle che abbiamo imparato appunto venendo qua in Cina sono Hong Yen dei Same Song, Molly Hua e Chonger Fei. Abbiamo imparato anche Ninna Mamma, che è una canzone che proviene dallo Zecchino d'Oro, ma che è stata tradotta in cinese apposta per l'occasione. Io ho imparato le canzoni in cinese prima ascoltando la canzone, poi dopo imparandola pezzo per pezzo con la guida, poi dopo ricantandola, e ho avuto l'aiuto di Sabrina e di un maestro cinese. Il cinese è una lingua molto difficile, ma noi ce l'abbiamo fatta a impararlo. È stato molto difficile anche per me, quindi ti capisco, Nicolò, però alla fine ce l'abbiamo fatta ripetendolo tante volte. È molto facile. Ni hao. Wo hen kaixian zai Shanghai. Geng ni men zai yi qi wo men hen gaoxing. Xin nian huai le. Gei ni men yi da li de re xing. Thank you.
coro dell'Antoniano. Ciao, Travoltans! Si, nian, quai, le! Un saluto a tutti i lettori di Globo Time. Leggere e informarsi è una cosa molto importante. Buona lettura! Bye bye! Xin Nian Hao.